Dolbik, ragazzi, Dolbik sta alzando i giri del motore, partita per partita sta carburando e dopo il gol fatto a Genova contro il Genoa, stasera non solo ti sforna gol e assist per Baldanzi, ma fa sì che poi faccia procurare anche il calcio di rigore di Bala, perché è molto bravo di Bala a procurarsi quel rigore e a trasformarlo, ma tutto nasce da una palla recuperata da Dovbyk che ci crede, combatte su quel pallone dal calcio d'angolo e se lo va a strappare a prendere. Soprattutto poi è stato anche annullato un gol di pochi centimetri in fuorigioco, ma lo scatto, la progressione, la freddezza che ha avuto anche nel fare il pallonetto ad Okoye quando è uscito era tanta tanta roba, quindi Dobbi che ragazzi c'è, Dobbi c'è, buona la prima per Ivan Juric con la Roma, 3-0 netto sull'Udinese, manca ancora qualche minuto più recupero, ma ormai la partita è ben indirizzata e finalmente anche la Roma, come la Fiorentina oggi alle 12:30, trova la sua prima vittoria in campionato in casa con la contestazione della curva sud della Roma che entra dopo la mezz'ora di gioco e permette ai giallorossi di arrivare a 6 punti con questa vittoria. Ripeto, Ivan Juric secondo me è una scelta un po' mezza folle perché non ha mai lottato per grandi traguardi la Roma. Non ci nascondiamo, l'obiettivo della Roma è andare in Champions, non è che se adesso De Rossi è stato esonerato l'obiettivo cambia, no ragazzi, l'obiettivo della Roma non cambia. E siccome Juric comunque ha sempre allenato squadre, tra virgolette, un po' più di meno prestigio rispetto alla Roma, ho i miei dubbi, soprattutto perché comunque tu rinnovi De Rossi a luglio, gli fai un contratto triennale di 2 anni e mezzo fino al 2027, dopo 4 giornate lo mandi a casa, adesso devi anche pagargli lo stipendio per 3 anni, cioè capite ragazzi il senso logico della dirigenza Roma, che oggi si è anche dimessa la signora, là, come si chiama, beh, è un po' un casino l'ambiente Roma in questo momento, però Juric la prima la vince, ho i miei dubbi perché comunque ripeto, ogni volta che un allenatore subentra di nuovo, di solito porta nuovi stimoli lì per lì inizialmente e riescono comunque sempre a vincere le prime partite. Anche il signor Mazzarri col Napoli arrivò a Napoli e vinse la prima con l'Atalanta di Gasperini. Succede spesso, questo non significa che poi a lungo andare premierà la scelta Juric. Sicuramente la mano di Juric già si vede, difesa 3, quando la Roma non è in possesso di palla. Uomo su uomo, roba che se Paredes, che ne so, ha l'attaccante, faccio un esempio, e l'attaccante si trova in difesa praticamente della sua squadra, Paredes va a marcare quello lì lo stesso, non lo molla mai, uomo su uomo, tattica Juric. Quindi difesa 3, chiaretto, perché comunque oggi 0 gol subiti, e non è scontato con questa Udinese, perché poi si fa sminuire l'avversario, perché sulla carta Udinese è inferiore alla Roma in casa, ma Udinese la scorsa giornata era la prima in classifica, attraversava un momento assurdo l'Udinese a livello comunque di prestazioni e poi comunque brava anche la Roma a difendere, bravo anche Svilar che quando c'è sempre da intervenire anche nelle poche parate che ci sono da fare interviene perché ragazzi nel secondo tempo contropiede dell'Udinese Thauvin tira con un mancino a rientrare no? Sul palo di Svilar per carità ma era così forte quasi sotto l'incrocio che Svilar con la mano di richiamo fa una grande parata quindi Svilar si fa sempre sempre trovare pronto quella è stata l'occasione più importante e più pericolosa dell'Udinese perché poi ce n'è stata un'altra nel primo tempo dove sempre Svilar esce su un cross smanaccia il pallone la palla arriva verso nelle zone di Ezibue dove la porta è anche quasi sguarnita però Ezibue col piattone prova a piazzare la via per la porta ma non la prende la palla esce fuori di poco quindi queste qua sono le due occasioni più importanti secondo me dell'Udinese la Roma poi alla fine ha gestito bene ha fatto una gran partita il primo gol di Dovbyk diciamo che è un bel gol su una palla recuperata da El Shaarawy che anche Shaarawy ha fatto una gran partita secondo me oggi la palla praticamente recuperata filtrante per Dovbyk che comunque è veloce ci cade su quel pallone mancino forte potente col collo pieno diagonale perfetto batte Okoye 1-0 per la Roma lo stesso Dovbyk che ha avuto anche un'altra occasione dentro l'area di rigore ma non si aspettava quel pallone lì e quindi tira col mancino di prima intenzione ma la palla va sopra la traversa il Shaarawy ci ha provato anche con un tiro a giro dove però Okoye la para perché tira abbastanza
fascia centrale. Poi anche Dobby, che ha avuto un'occasione all'inizio del primo tempo, ma era fuori gioco, dovevo cogliere due tempi, fa una buona parata. Lo stesso Mancini su un cross di testa, palla fuori di poco, ma anche lo stesso Mancini viene fischiato il fuori gioco. E alla fine, comunque, la Roma, secondo me, ha meritato il vantaggio. Il vantaggio assolutamente sì, perché comunque ha dominato la partita nel secondo tempo. La musica non cambia, anzi, un ennesimo cross di Shaarawy molto bello per il colpo di testa di Cristante, dove anche lì Okoye fa una gran parata. Sulla ribattuta Dobby poteva tirare, non ha tirato, ha riservito Cristante che poi non riesce a tirare, a calciare, ma anche qua era un'occasione importante per la Roma, dove doveva già nascere il 2-0. Poi c'è il 2-0, ripeto, dove praticamente Dobby che recupera questo pallone, bravo a crederci, serve Dybala, va in dribbling, Bisciol mette il piede, Dybala va per terra, calcio di rigore netto e Dybala lo trasforma. Tra l'altro un grandissimo rigore, collo pieno, anche lui a incrociare sotto al 7 quasi, perché Okoye intuisce quel pallone. Se quella palla andava più lenta ed era meno angolata, l'avrebbe presa Okoye, ma è un rigore perfetto che non prendi mai quello di Dybala, perché più la palla è in volo, più acquista velocità e più si va a infilare sotto al 7, quindi è imparabile per Okoye. Quindi 2-0 per appunto la Roma. E poi addirittura, ragazzi, c'è il 3-0 di Baldanzi, che trova il suo primo gol con la maglia giallorossa. Infatti molto molto contento Baldanzi, ha una bella esultanza euforica. E bellissimo comunque la palla per Dobby, che poi dà subito la palla a Baldanzi, dove lui si va a inserire, il filtrante di Dobby per Baldanzi. Poi Baldanzi soprattutto con Okoye prova a far passare questa palla sotto le gambe di Okoye, e ci riesce la giocata, perché poi alla fine quella palla Okoye la prende, ma gli passa sotto le gambe, quindi quella deviazione non basta per far sì che la palla non entri in rete, perché la palla entra in rete. Quindi 3-0 Roma, dove, ripeto, la partita poi è chiusa. Anzi, ripeto, Dobby poi aveva fatto anche il 4-0, ma tutto viene annullato per fuorigioco. Angeligno poco fa si è coordinato al volo in una maniera clamorosa. Poi, per fortuna dell'Udinese, un difensore ha detto di no, perché sennò poteva essere anche il 4-0 di Angeligno. E ragazzi, vi dico, per l'Udinese è un risultato che ci può assolutamente stare. Prima o poi immaginavo che si sarebbero fermati, non si poteva aspettare un altro Udinese ancora così, che potesse andare avanti per chissà quanto con queste prestazioni. Però a 11 punti, l'Udinese deve salvarsi come ogni anno, quindi è più che tranquilla, sta nel chilling in una maniera clamorosa. Sono curioso di vedere Juric poi a lungo andare come andrà con questa Roma. L'esordio è stato molto buono, ma ripeto, gli esordi spesso e volentieri gli allenatori fanno sempre bene. Poi a lungo andare vedremo un po' come sarà la situazione, anche poi quando ci sarà la Coppa, quindi più impegni settimanali, eccetera, eccetera, eccetera. Fischi pesantissimi per Pellegrini e Cristante, se vogliamo i senatori, no? Un po' quelli che sono da Roma da più tempo. Sicuramente, se anche Mancini fosse stato sostituito, credo che l'avrebbero fischiato, perché non è un caso che esce Pellegrini, proprio Pellegrini distrutto anche in campo, perché ogni volta che toccava palla fischi, forse perché è capitano, perché comunque quella fascia pesa e al momento non la sta onorando per i tifosi della Roma. Però anche Cristante stesso, quando è uscito, ragazzi, l'hanno fischiato, quindi è un segnale forte quello che dà anche la curva ai tifosi, quella che dà la curva sud ai giocatori della Roma. Cori per Daniele Rossi, perché comunque è giusto ricordare Daniele Rossi, perché secondo i tifosi della Roma è stato trattato male e non era da esonerare, al di là che adesso la Roma oggi ha vinto, ma anche per me non era da esonerare De Rossi. Però comunque, ripeto, 3-0, prima vittoria dei giallorossi. Attenzione, perché se Dovbyk è questo e se Dybala è questo, i due si stanno anche trovando spesso in campo. Anche lo stesso Dybala sta trovando la condizione migliore per reggere la partita tranquillamente, anche interamente. Quindi attenzione, perché molti, sai, Dobic, Paolo Della Luce, scarso di qua e di là. Ricordiamoci che questo qua l'anno scorso ha fatto il capocannoniere di Liga. Molti, anche quando ho fatto video di Dobic, ma è scarso questo di qua e di là. Ragazzi, Dobic ha potenza e velocità, nonostante sia grosso, è molto veloce, cioè per la sua stazza comunque ha un'accelerazione clamorosa, e c'ha anche un bel piede quando prende la palla bene. Quindi occhio, occhio, occhio a Dobic. Comunque, ragazzi, io direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like, grandissima partita anche di Ndicka. Oggi ha tenuto molto bene Ndicka, infatti Hermoso e Hummels per il momento il campo non lo vedono, ma Hermoso e Hummels nelle rotazioni serviranno molto quando inizieranno le coppe, per quanto mi riguarda. Comunque, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché dopo uscirà anche il post partita del derby di Milano, ragazzi. Qui la mia chiacchiera è tutto intanto, e niente, ragazzi, bella!